Buongiorno amici e benvenuti in un nuovo vlog. Io, come potete probabilmente ben notare, sono sveglia da circa una mezz'oretta e quindi ho la faccia un po' così. Non so se si nota dalla faccia, ma ieri sono stata al mare e ho fatto una fuga, diciamo, di un giorno e mezzo con il mio amico Tommaso. Siamo andati a Capalbio, dove io ho la casa, per farci una giornata di mare. Fortunatamente il tempo era bellissimo e quindi siamo riusciti effettivamente a prenderci un po' di sole e, diciamo, non mi sono propriamente abbronzata, però mi sono sbianchicciata, nel senso che non sono più un latticino come quando sono partita. Ho già il segno del costume, avevo il costume a fascia, quindi si vede. E niente, quindi spero di aver preso un po' di colore anche in faccia. Ovviamente adesso, per continuare questa cosa, dovrei continuare ad andare al mare praticamente tutti i weekend. Non so se avrò effettivamente il tempo di fare questa cosa, ma insomma ci proveremo, tra tutte le cose che devo fare. Comunque, vi volevo aggiornare su un po' di cose. Vi volevo aggiornare in primis sullo studio, sulla tesi, sulle serie TV, su alcune cose. Quindi ho deciso di fare un vlog oggi per tenervi con me tutta la giornata e raccontarvi appunto un po' di novità, un po' di cose, niente di particolare come sempre, però insomma so che vi fa piacere e quindi lo faccio volentieri. E adesso, appunto, ho appena finito di fare colazione, adesso mi vado a dare una sciacquettata veloce, poi mi metto la prima cosa che capita e devo portare giù Woody, quindi non è che mi debba troppo preparare. Dopodiché, quando torno, cerco di rendermi un pochino più presentabile perché poi ho lezioni di pianoforte e vorrei andare con una faccia più carina, insomma. Niente, nel corso della giornata vi racconterò un pochettino di cose. Intanto mi vado a vestire. Eccoci qua, io mi sono all'incirca resa presentabile, non avevo voglia di fare trucchi particolarissimi perché, insomma, lunedì mattina oggi non devo fare niente di particolare se non appunto la lezione di pianoforte, per cui poi alla fine il mio insegnante, ve lo dico sempre, con Paolo ci conosciamo da 6 anni, 7 anni, quindi insomma ormai c'è piuttosto confidenza. Comunque, intanto mi sto ingioiellando, sempre con le solite cose che sono questo orologio, questo anello, e oggi sto mettendo questi orecchini qui che sono quelli piccoli di Tiffany perché non ho voglia di mettere orecchini troppo importanti. Ultimamente metto sempre questi. O i cerchi, perché boh, ma in realtà è da un bel po' che faccio così. Mi sono stufata di mettere gli orecchini super colorati, non lo so, non mi ci vedo più. Comunque, allora, io sto accusando un po' di sonno, ma non tanto sonno di stanchezza, perché comunque dormire ho dormito, ma più che altro di rilassatezza, perché questi giorni a Capalbio, insomma, questi giorno e mezzo a Capalbio mi sono talmente tanto staccata da tutte le varie cose, problemi, studi, eccetera, che mi sono dimenticata com'era, insomma, svegliarsi alle 7:30, alle 8, quello che è. Ho fatto il trucco più veloce della vita, cioè mascara, correttore, burro di cacao e basta. Ma di lunedì mi trucco praticamente sempre così, l'avete visto nel mio video Weekend Makeup, io lunedì mi trucco praticamente sempre così. E tra l'altro, andando avanti con le settimane, insomma, arrivando anche il caldo, mi truccherò sempre di meno, perché poi quando le lezioni saranno finite io non uscirò praticamente più di casa per studiare per gli esami, praticamente non dovrò mai più truccarmi. Stavo decidendo di cosa parlarvi come primo argomento. Questo vlog sarà molto chiacchiericcio perché è un po' che non vi racconto le cose e quindi vi volevo aggiornare un pochettino. Ah, ecco, allora, cosa fondamentale. Allora, voi dovete sapere che, vabbè, penso lo sappiate in realtà, che io ascolto tutti i generi musicali del mondo, perché sono tutta spettinata e, cioè, non mi faccio particolari problemi a passare da musica classica a musica pop, poi rock, poi rap, poi non lo so, ascolto tutto. E l'unico genere che non ascoltavo, perché più che altro non mi interessava, non mi aveva colpita particolarmente, è l'indie italiano. E infatti non so neanche tutti i nomi in realtà dei gruppi o comunque dei cantanti di questo genere, perché appunto non li ascoltavo. Però insomma, genere, Coez, Calcutta. Però c'è Tommaso, mio amico, che è invece strafissato con questo genere, ascolta praticamente solo questo genere. E quindi, siccome siamo andati con la sua macchina, abbiamo fatto il viaggio insieme, ma anche altre volte, insomma, quando lui mi viene a prendere con la macchina, se ci vediamo da qualche parte, lui ovviamente decide la musica, perché c'è la regola che chi guida decide che musica si ascolta in macchina, no?
e quindi sono stata costretta ad ascoltare le canzoni che metteva lui e devo dire che, ahimè, è riuscito nell'intento di farmi entrare in testa delle canzoni, anche se io non avevo nessuna intenzione di farmele entrare in testa, ma ha colpito nel segno. Allora, in realtà c'era già riuscito un paio di settimane fa con Davide di Jimmy Tights e Coez, che mi piace un sacco, vi giuro. Cioè, secondo me la cosa che colpisce di più di questo genere musicale non è tanto il ritmo, comunque la musica, ma il testo. Perché effettivamente se sai fare un bel testo, ti prende talmente tanto che poi sono molto orecchiabile, perché poi per la maggior parte insomma, delle canzoni sono delle canzoni molto chill, molto, non so se proprio dire rilassanti, però sono dei ritmi piuttosto orecchiabili, appunto, non sono tipo l'house. E quindi alla fine ti focalizzi molto sul testo. Effettivamente i testi di Coez sono molto belli, devo ammettere. Soprattutto Faccio un casino, ha un testo bellissimo. E quindi niente, io ho cominciato a sentire queste canzoni, vabbè, poi non c'entra niente, però ieri sera mi sono messa ad ascoltare delle canzoni che ascoltavo, sempre italiane, che ascoltavo quando ero piccolina. E perché abbiamo trovato una playlist su Spotify che è tipo Festival Bar di non mi ricordo quale anno, e quindi sono uscite delle canzoni micidiali, ma veramente micidiali. E quindi ieri mi sono fatta una playlist su Spotify, appunto, che ho chiamato Preistoria Italiana, in cui ho messo delle canzoni che ascoltavo di quel genere. Invece le canzoni indie ancora non so quale mi scaricherò. Ma ragazzi, l'amore dei Sonora, io non ho mai ascoltato particolarmente Sonora, però l'amore mi piaceva molto. E le altre canzoni non le conosco, però l'amore mi piaceva molto, l'abbiamo ritrovata. Poi mi sono ripresa le canzoni di Gianluca Grignani, che io adoravo quando ero piccola, soprattutto Destinazione Paradiso, La mia storia tra le dita e Falco a metà, poi Svegliarsi la mattina degli Zero Assoluto, poi di Litfiba mi piaceva tantissimo, Vivere il mio tempo, Mi ami davvero di Luca Carboni, e Lascia che io sia di Neck, ragazzi, cioè, chi è che non è stato innamorato di Neck? Musica di Paolo Meneguzzi che forse conosco soltanto io. E niente, quindi intanto ho ripescato un po' di canzoni preistoriche proprio, e dopodiché appunto sono stata inserita di prepotenza nel turbine delle canzoni indie, e ieri abbiamo sentito tornando in macchina anche delle canzoni dei Pinguini Tattici Nucleari, che io già conoscevo in realtà di nome perché me ne aveva parlato Mimmi, la mia amica Martina. E quindi niente, però non avevo sentito le canzoni, effettivamente sono carine perché sono un po' una versione soft di Aglio e le storie tese, a livello di ironia del testo sono molto carini, mi sono piaciuti. E niente, quindi mi toccherà documentarmi anche su questo genere, quindi se avete dei consigli da darmi, insomma, datemeli perché tanto ormai mi avete contagiato anche con questo genere. Ciao, sono un cane. Vuoi uscire? Andiamo a fare la pipì? Vuoi? 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 Vieni a sieno! Vieni a sieno, ripugi! Ciao cagnetto! Sei tu quello? Quello sei tu? Amici, è passato un pochino dall'ultima ripresa. Non parlo troppo forte che c'è mio papà che dorme. Comunque, sono qui con Billy. Che bellissimo. Sì, bellissimo. Vuoi uscire? Esci, adesso andiamo. Vuoi uscire? E sono stata a pranzo da nonna e prima mi sono messa un po' a studicchiare per un esame che dovevo iniziare a studiare assolutamente perché ce l'ho il 18 giugno, ma poi parliamo bene di tutta quanta la mia tabella di marcia. E nel frattempo vi volevo dire, siccome sono le 2:15, io adesso parto pure giù e poi fino alle 3 ancora continua la mia pausa pranzo, volevo finire l'episodio di 13 che ho cominciato ieri. Non so se voi avete mai visto 13, sicuramente la conoscerete per nome almeno. E è uscita la seconda stagione e io sono al secondo episodio. Ieri sera ne ho vista soltanto metà perché mi stavo talmente tanto annoiando che non avevo voglia di sprecare il mio tempo da serie TV per vedere 13, e mi era piaciuto molto il primo episodio, invece questo non mi stava piacendo per niente, quindi mi sono interrotta anche perché dura un'ora una puntata, quindi insomma vi saprò dire nel corso della settimana, insomma, perché penso entro la settimana di comunque di finirla, anche se ho altre serie da vedere, però insomma dedicherò il mio tempo anche un pochino a 13, però devo dire che non mi sta piacendo particolarmente
Cioè, il primo episodio l'ho trovato carino, ma non so se mi sta piacendo la piega che ha preso. Vediamo un po'. Intanto io sto seguendo le storie di Barbie Xanax, che insomma lei come canale di YouTube sicuramente la conoscerete, lei spesso fa recensioni anche dei prodotti più famosi, no? Per esempio la casa di carta, ma anche i 13, e quindi lei se lo sta vedendo e quindi ogni volta che vedo un episodio mette qualche storia riassuntiva, diciamo, della trama dell'episodio senza spoiler. E oggettivamente non mi ha fatto una, cioè secondo lei non è un bel prodotto, non le ha fatto una grandissima impressione e si stava lamentando di molte cose, mentre lei mi pare che la prima stagione fosse piaciuta abbastanza. E siccome io mi fido molto del suo parere, sono molto in dubbio. Comunque, adesso Woody, adesso vi faccio vedere in che posizione si è messo perché è triste che ancora non siamo usciti. Scusa, ma che stai facendo in quella posizione? Ma Woody! Woody, vuoi uscire? Sei triste? Dov'è il guinzaglio? Sei pronto? Eccoci qui amici con questa luce veramente soavissima, ma veramente di un soave pazzesco. Siamo a casa da soli, io, Woody e i gatti, perché papà è partito, è andato a Milano e Giulia ancora non è tornata a casa. Dovrebbe tornare tra poco, credo. Quello che fa lì, sta arrivando l'apocalisse. E comunque appunto eccoci qua, è passato un sacco di tempo dall'ultimo pezzetto che ho registrato, più che altro perché sono le 4:30. Io tra una cosa e un'altra ho finito l'episodio di 13 che stavo vedendo, adesso ne parliamo, il secondo della seconda stagione. E poi ho dovuto svegliare papà perché aveva il treno e stava ancora dormendo. E poi mi sono messa un po' a suonare il pianoforte. Avevo voglia di provare a riarrangiare qualche canzone, insomma, tanto per cazzeggiare un po', perché avevo bisogno di rilassarmi un attimo. Il pianoforte in genere è la mia valvola di sfogo. E tra l'altro, anche per dire, insomma, a tutti voi che mi dite: ma come fai a fare tutte queste cose in una giornata? Ma come sei organizzata? Come sei qua? Come sei là? In realtà, nel senso, sì, mi ritengo una persona abbastanza organizzata, ma sicuramente non mi faccio problemi a cazzeggiare un pomeriggio se ho voglia di. Ecco, allentare un po' la presa, nel senso che in realtà anche questa settimana, come vi ho detto stamattina, non ho fatto niente, però io sento che sto facendo fatica a carburare e quindi non mi sovraccarico più di tanto, perché secondo me è controproducente, soprattutto molto improduttivo sovraccaricare il proprio cervello di cose da fare nel momento in cui non siamo nell'attitudine perfetta per studiare. Quindi ho preferito, non vi parlo per forza di buttare un giorno intero, ma comunque di provare magari per una mezz'oretta a fare un'attività che vi scarichi un po' il cervello, che sia andare a camminare fuori, che sia vedervi un video, che sia suonare uno strumento, ascoltare la musica, eccetera, ma anche fare merenda, insomma, comunque cose piuttosto serene e provare a studiare nuovamente. Quindi non cercare di sforzarvi per forza di fare le cose sotto sforzo, ma di prendervi una mezz'oretta per riflettere un attimo, per prendere un po' d'aria e poi ripartire. Quindi adesso io mi rimetto a studiare seriamente, però prima vi volevo dare qualche aggiornamento generale delle cose che sto facendo, perché è un po' che non ne parliamo. Alla fine il mio primo vlog in cui parlavo della tesi di laurea è di più di un mese fa, forse anche due, e quindi vi volevo aggiornare un pochettino, più che altro anche sugli esami, visto che mi chiedete sempre. Ora, intanto volevo parlarvi di questa puntata di 13. Devo dire che questa seconda puntata mi è piaciuta. E alla fine, ieri sera evidentemente ero troppo stanca per concentrarmi, perché alla fine sono abbastanza tosti come episodi, perché si affrontano delle tematiche molto forti. Per adesso queste prime due puntate mi sono piaciute abbastanza, però siccome so che più avanti potrebbe scemare, o comunque per alcuni appunto ha fatto un po' di pasticci rispetto alla prima stagione, vi faccio sapere. E dopodiché sto vedendo la seconda stagione di Jane the Virgin, l'ho appena iniziata e mi sta piacendo un botto. Cioè, Jane the Virgin secondo me è la serie perfetta per gli universitari, perché è proprio rilassante, ti aiuta a staccare la spina, è molto divertente, ha un adorabile format, è un po' da sitcom, da telenovela spagnola. Quanto riguarda la sessione estiva, devo fare in realtà un sacco di cose, perché mi devo far aiutare dalla segreteria per prendermi a un esame che purtroppo non
non ho nel piano di studi perché mi sono dimenticata di cambiarlo a dicembre. Devo semplicemente modificare un esame con un altro o inserire un laboratorio. Purtroppo non lo posso fare adesso perché si può fare soltanto a settembre o inizio ottobre. E io mi dovrei laurearmi a novembre, quindi non ho nessun tipo di problema. In questo senso mi hanno rassicurato dicendo che non ci sarà problema particolare, anche perché appunto sono solo due cose di cui io solo un esame devo sostenere fuori piano. Però non mi riesco a prenotare, quindi vorrei chiedere se c'è qualcosa che posso fare per evitare di finire in fondo alla lista delle persone interrogate, perché l'ultima volta alla fine non ho fatto questo esame che era psicologia della comunicazione, già ve ne stavo parlando mi pare quest'inverno perché volevo darla a gennaio, alla fine ho posticipato perché c'erano 180 prenotati e io non ero prenotata, quindi non mi avrebbe chiamato mai praticamente. Poi devo fare il CLA, che sarebbe l'esame di lingua, insomma per avere i segreti di lingua. Io devo fare il B1 di inglese, che è il TET se non sbaglio. Mi sono prenotata il 6 giugno, devo fare questo esame di inglese, è abbastanza semplice, insomma un livello abbastanza semplice. Ciao Woody. E quindi appunto il 6 giugno devo fare questo esame di inglese, insomma abbastanza, non credo sia troppo difficile, comunque io ho trovato, se può interessare a qualcuno di voi che vuole esercitarsi per livelli vari di inglese, io ho trovato un sacco di esercizi e di simulazioni di test molto interessanti sul sito della Zanichelli, quindi se voi cercate tipo Zanichelli inglese B1, esercizi inglese, qualcosa di simile, vi esce proprio una pagina internet con un sacco di esercizi sia di lessico che di grammatica, che sono secondo me piuttosto utili per ripassare un pochettino. Dopodiché il 7 giugno ho l'esame di filosofia politica e ho preparato questi due, cioè sto preparando questi due libri del professore che insegna questa materia. Uno ho già finito di farlo, ho fatto anche gli schemi, devo soltanto ripeterlo, invece l'altro l'ho finito di leggere venerdì e adesso devo fare tutti quanti gli schemi e spero di riuscircela spero di riuscire a farcela entro questa settimana, perché così poi ho una settimana, 10 giorni per ripetere per bene tutto il programma, perché è un esame abbastanza difficile. Poi devo fare il 18 giugno l'esame di storia della filosofia moderna, che ha un programma bellissimo sulle passioni. Oggi ho cominciato a studiare il primo libro, che è Le passioni dell'anima di Cartesio, che è molto bello. Poi ci sono due parti dell'etica di Spinoza, poi c'è un libro a scelta. E io ho preso un libro che parla di Hobbes, Spinoza e Cartesio, che sono appunto gli autori, perché poi l'altro libro sono 6 capitoli del Levetano di Hobbes, e che tra l'altro non ho e quindi devo vedere di procurarmelo. E poi devo fare il 5 luglio l'esame di storia della filosofia, l'esame di filosofia pratica, che ha un programma abbastanza denso perché ha degli scritti politici di Kant e poi 3 libri di Foucault, che è un autore abbastanza importante, soprattutto non è tanto filosofo quanto sociologo e politologo, quindi ha un lessico piuttosto complesso da capire, e di lui ho fatto per adesso soltanto, cioè di quel programma, il manualetto che si chiama Illuminismo e Critica, che è molto carino, mi è piaciuto molto come dibattito, sono tipo 50-60 pagine di libretto, e però appunto quello ci sto mettendo di più perché essendo un esame difficile me lo sono messo come ultimo da dare appunto il 5 luglio, e poi devo capire dove infilare questo psicologia della comunicazione, sarà piuttosto divertente. Dopodiché devo appunto nel frattempo continuare a leggere i libri per la tesi. Allora, ho rivisto la professoressa un'altra volta e io ho letto il libro che lei mi aveva consigliato di Benjamin, se non vi ricordate il tema, io volevo fare la tesi sul discorso di autonomia ed eteronomia dell'arte, quindi più o meno come si sono rivoluzionate le arti con l'arrivo della fotografia, del cinema e di tutte queste nuove appunto forme d'arte che hanno stravolto un po' il concept di arte classica, quindi con la pittura, la scultura eccetera. E lo sto trattando attraverso Walter Benjamin, che è un autore tedesco che ha parlato moltissimo proprio dell'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, che è il titolo della sua opera maestra di questo settore della filosofia, che è l'estetica, in cui parla proprio di come la fotografia e soprattutto il cinema hanno abbastanza scardinato quelli che erano i valori fondamentali dell'arte. E dopodiché io ho un altro libro tutto su Benjamin che sto leggendo adesso, e poi vorrei anche procurarmi Piccola storia della fotografia, che è un piccolo saggio sempre di Benjamin, poi un libro che si chiama Benjamin, il cinema e i media, che dovrebbe aiutarmi a fare un'argomentazione più attuale.
E poi ci sono dei libri che ho visto che parlano proprio di questo tema della riproducibilità dell'opera d'arte di Fabrizio Desideri, mi sembra si chiami, che è un insegnante di filosofia dell'Università di Firenze, se non sbaglio, ed è uno dei curatori appunto di uno dei libri su Benjamin che sto leggendo. E quindi devo cercare di procurarmi quanto più possibile, quanto prima possibile il materiale. Ho stampato anche un articolo della mia professoressa, che ha trattato appunto di questo tema, e quindi devo leggere anche questo, vedere se trovo su internet anche delle altre cose che potrebbero interessarmi, e poi mandare alla professoressa una bozza, diciamo, della bibliografia scritta bene, precisa, con autore, casa editrice, tutte quelle robe là, e una possibile scaletta di come vorrei sviluppare la tesi. E sarà piuttosto divertente, perché ovviamente non ho idea di come si faccia una tesi, visto che non l'ho mai scritta. E quindi la cosa, insomma, più frustrante in realtà è che intanto vorrei soltanto fare queste cose per la tesi, invece devo preparare tutti gli esami contemporaneamente. E poi l'altra faccia della medaglia è che appunto, dovendo fare tutti questi esami, non ho tempo di leggere i libri della tesi, quindi la mia testa sta scoppiando. Ci sono dei giorni in cui effettivamente mi ritrovo che talmente tanto non so che cosa fare che alla fine non faccio niente. Che è l'ultima cosa che deve succedere, ovviamente, però non ci posso fare niente. Comunque, mi ha scritto Elvi, che penso proprio di sapere perché mi ha scritto. Ho preso la patente. Elvi ha già fatto esame della patente. Che figata, sono un sacco contenta. Finalmente anche lei è approdata nel mondo dei patentati. E vabbè, e niente, quindi adesso si sono fatte le 5 meno un quarto, perché io devo parlare sempre di tutta quanta la mia vita quando faccio i vlog. E ora mi metto un po' a operare. Eccoci qui alla fine di questo vlog. Mi dispiace, ho ripreso veramente poco oggi. Più che altro ho fatto poche riprese in cui ho parlato moltissimo, ma perché più che vlog della mia giornata oggi volevo fare proprio un video di aggiornamento in cui vi volevo raccontare un po' di cose e vi volevo aggiornare su quello che sto facendo. Così, tra l'altro, se avete richieste particolari di video per quanto riguarda l'organizzazione dello studio per gli esami o qualunque altra cosa, sicuramente lo farò, ecco, così potete farmelo sapere nei commenti. E poi appunto vi volevo aggiornare un po' sulle ultime cose, le ultime canzoni, le ultime serie, insomma volevo fare un video classico, insomma un vlog di quelli miei tradizionalissimi in cui vi racconto un po' di cose davanti alla videocamera, spero che vi abbia fatto piacere. Allora, come ultimo aggiornamento della serata vi dico che adesso sono le 10:30 precise. Io mi sono, come potete ben vedere, struccata, lavata i denti, mi sono struccata vedendo il video di Giorgia Mitch. Ciao tesoro, sulla skincare, quindi ovviamente mi sentivo riosservata da lei, che è molto precisa e molto informata soprattutto su queste cose, quindi stavo lì con detergente, creme, cose, mi sono messa in faccia di tutto. No, lo faccio sempre, mi strucco sempre, però insomma mi ha fatto molto sorridere questa cosa. E adesso io mi vedo, vediamo se riesco, se reggo più che altro, perché probabilmente tra poco mi addormenterò, però volevo cominciare un'altra puntata di 13, perché comunque vorrei vederla questa seconda stagione per avere un po' un'opinione e poi magari parlarvene. E poi volevo anche leggere un pochettino, sto leggendo in questo periodo L'alchimista di Paolo Coelho, e tra l'altro sono a buon punto, comunque è un libro che si legge piuttosto in fretta. Sono a pagina 116 e mi mancano una sessantina di pagine circa, e quindi insomma confido di terminarlo tra oggi e domani, al massimo mercoledì. Devo dire che mi sta piacendo abbastanza, ha uno stile narrativo molto lineare, appunto veramente molto semplice, quindi soprattutto come lettura la sera è perfetto perché non è molto difficile da seguire, e al contempo però mi piace molto la storia. Infatti, voi fatemi sapere invece come state, e io sto pensando a tanti video che vorrei fare in questo periodo, soltanto che, come penso abbiate capito, il tempo è un po' minore, soprattutto perché sto facendo un po' di difficoltà a concentrarmi, e soprattutto oggi praticamente non ho fatto niente, ho stato soltanto alla fine stamattina e pochissimo oggi pomeriggio, e quindi domani per esempio sarà una giornata abbastanza impegnativa e devo assolutamente infilarci un po' di studio, ma paradossalmente riesco a studiare molto di più le giornate molto impegnate piuttosto che quando sono a casa e posso soltanto studiare, perché non mi viene mai voglia di studiare.
Quindi secondo me il trucco è tenersi impegnati e così hai talmente l'ansia della prestazione che devi infilare lo studio in mezzo agli impegni che alla fine durante quelle giornate molto piene studi. Invece le giornate che tu puoi dedicare interamente allo studio alla fine finirai per fare tutt'altro. Almeno io funziono molto così. E quindi insomma oggi me la sono presa alla fine un po' di relax, però da domani basta. E niente, fanciulli, quindi io vado a dormire. Che belli questi capelli, scusate se mi tocco così tanto, ma domani devo lavarli e quindi sto toccando un po' troppo. Se siete arrivate fino a questo punto, vorrei che mi lasciaste un vostro pensiero motivazionale, un vostro pensiero positivo, non perché io in questo momento non sia positiva, anzi sono sicuramente molto più serena rispetto ad altri momenti che sapete che ho avuto e continuo ad avere ogni tanto, ma perché vorrei che ci fosse un bel passaparola, quindi tipo hashtag pensiero positivo per Marghe, qualcosa di simile, e mi scrivete un pensiero positivo da lasciare a me e a tutte le altre persone che leggeranno i commenti. Secondo me potrebbe essere una cosa carina. Detto questo, vi mando un mega bacio, vi auguro una buonanotte, un buongiorno a seconda di quando starete vedendo questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao!